Buonasera e benvenuti a Focus Sanità. A differenza delle altre sere, questa sera avremo l'opportunità di sentire la viva voce di qualcuno che è stato a stretto contatto con la pandemia. La situazione degli ospedali, soprattutto negli ultimi mesi, nonché nell'ultimo anno, è stata sicuramente preoccupante. È stato proprio grazie a medici, infermieri e all'intero personale sanitario che siamo riusciti, per certi versi, a superare una delle fasi più critiche della pandemia. Oggi però eh, a differenza del passato siamo di fronte ad una nuova ondata legata anche a varianti del virus che ancora non si conoscono. Quel che è certo è che però la presenza di una campagna vaccinale può permettere a tutti noi di eh, dimenticare eh, il passato pandemico e di conseguenza di guardare avanti. Non mancano però le problematiche. Sicuramente mh, tale categoria soffre al momento di una serie di tagli del passato legati principalmente non soltanto alle risorse, ma anche al personale. Il personale sanitario è oggetto oggi di critiche ma anche di apprezzamenti. Basti pensare eh, ai negazionisti oppure a coloro che credono che tale categoria possa essere considerata come una categoria privilegiata proprio perché è inserita eh, tra i primi nella campagna vaccinale. Medici, infermieri e operatori sono stati però i protagonisti negli ultimi due mesi eh, anche per la rappresentazione di sentimenti di solidarietà, di vicinanza. Quello che è importante però è cercare di analizzare la situazione da un punto di vista interno. Ecco perché questa sera con noi ci sarà Fiorillo Benedetto, un infermiere di una tendostruttura di Aversa che risponderà ad ogni nostro quesito. Benvenuto Benedetto e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera Elvira, grazie a te per avermi invitato. Allora, il tuo è un mestiere molto particolare. È abbastanza, un po' stressante negli ultimi periodi. Allora Benedetto, da quanto tempo sei infermiere? Sono infermiere dal marzo del 2019. Poi per un periodo diciamo che c'è stato uno, un periodo di stallo per cui i concorsi già da tempo non se ne facevano e quindi l'unico modo per abilitarci alla professione a livello proprio di pratica era solo mettersi a disposizione di, di enti cooperative, eccetera, che comunque ti sfruttavano. Non, come quello che purtroppo è brutto da dire, ma il COVID ha dato la possibilità a tanti di noi di mettersi in gioco e di, di dare, diciamo, quello che abbiamo dentro, insomma. Non come potevamo fare prima, perché prima era un livello di stress diverso da oggi. Oggi lo facciamo perché ci sentiamo parte della società. Prima non era proprio così. E cerchiamo di dare sempre di più, come faccio io ogni giorno, insomma. Puoi spiegarci qual è il tuo ruolo attuale? Io ne ho cambiati tanti in questi, in questi mesi e diciamo che l'ultimo che mi è stato affidato era, è quello del team vaccini a domicilio presso la RSA. È abbastanza impegnativo, è un team costituito da due medici, due, due medici USCA, che sono medici anche loro giovani come me, appena laureati oppure da pochi anni comunque. E un anestesista, laureato in rianimazione, un infermiere anestesista, un'ambulanza e un dirigente, un responsabile che ci segue presso i vari distretti. È una cosa abbastanza, diciamo, impegnativa, però anche piacevole. Credi sia facile andare in burnout in queste situazioni? Sì, molto facile. Molto facile secondo me, però comunque eh, ci vuole più tempo, devi essere sottoposto a stress continuativo per molti, molti anni, anche se il Covid ha accelerato la situazione, però <clears throat> il burnout si vede soprattutto nei reparti Covid di assistenza subintensiva e intensiva, perché lì lo stress è raddoppiato dal fatto che i dispositivi devi averli continuamente. Ogni volta che sei in reparto. Mentre noi, comunque eh, all'inizio no, era, avevamo, diciamo, lo stesso modo di lavorare con i tamponi. Mentre adesso man mano sta scemando la situazione. Perché comunque utilizziamo dispositivi non totali, però eh, vi si mascherina, FFP2 eh, si è alleggerito un po'. Lo stress ti porta al burnout perché stai a contatto con tante persone, tantissime persone, tutti i giorni, continuamente, senza mai avere quel 10-15 minuti di pausa, sono tutte persone diverse, con caratteri diversi e tu devi rapportarti sempre allo stesso modo, no, non le puoi trattare male, cioè non puoi mettere parte del tuo carattere e del, magari del tuo stato di... Lo stato che ti porti tutti i giorni a casa, non puoi ripercuoterlo su di loro, uh, già si trovano in difficoltà. Poi magari metterci anche del tuo non sarebbe la situazione ideale. Guardando invece al passato, se potessi tornare indietro, pensi che mh, fa faresti la stessa scelta? Sì, sì, farei la stessa scelta. All'inizio, cioè, la sanità mi è sempre piaciuta. Uh, la medicina, anche uh, non ho scelto medicina perché non ho un rapporto diretto con le persone. C'è più un rapporto carta-pin. Insomma, mentre l'infermiere è la prima interfaccia verso la società. E diciamo, ho, ho intrapreso questa strada per riscattare delle cose che non ho potuto fare in passato, degli aiuti che non ho potuto dare. Quindi, sto cercando di darlo. Nel modo migliore, <ride> finché lo stress reggerà. Passiamo invece ad un pregiudizio, quello che riguarda le differenze tra uomini e donne. Nel tuo settore hai vissuto eh, problematiche del genere o meno? No, per, diciamo nell'ambito lavorativo dove sono io in questo momento non c'è distinzione, facciamo tutte le stesse cose, siamo tutti pari livello, anche a ogni tipo di grado di, di responsabilità, siamo tutti uguali. Passiamo però a come tu hai vissuto dal punto di vista personale questo periodo dominato dal Covid, ma soprattutto un aspetto molto interessante è come è cambiata la tua routine dal punto di vista lavorativo. Periodo da quando è iniziata la pandemia? Sì, dal punto di vista personale. Ehm... Diciamo che... Non sono un, un tipo che l'ha vista in modo molto negativo dal punto di vista personale, perché diciamo, sono una persona molto calma e tranquilla, quindi anche se mi viene vietata la libertà, so, so autogestirmi. Però, comunque mi sono reso conto che dopo tanto tempo, ad oggi non ci, non ci facciamo caso, ma è cambiata di un sacco la vita un sacco perché magari. Ogni tanto ti viene il desiderio di dire: Oggi vado a farmi un'uscita, vado a mangiarmi una pizza di sera, e poi subito dopo ti ricordi che non puoi farlo. È come se fosse una gabbia invisibile che a volte vedi, a volte no, e te ne accorgi, eh, ci sono momenti di lucidità, momenti. È un po' triste a livello personale, però dobbiamo farlo per forza, cioè, se non lo facciamo non finirà mai. Dal punto di vista lavorativo, eh, non mi sono mai fatto prendere dalla paura, anche se le situazioni sono state tante, soprattutto all'inizio che non si conosceva il tipo di approccio con il virus. L'ansia c'è stata, e se non gestivi l'ansia potevi andare nel panico e ovviamente non, uh, non portavi a termine quella che era la tua missione in quel momento. Però posso dirti che se cioè, um, rispettando le linee guida con gli appositi dispositivi, non c'era alcun pericolo di contrarre il virus, dall'inizio fino ad oggi se si rispettano le norme non c'è nessuna possibilità di essere a contatto con il virus, gli unici casi di operatori sanitari, da quello che ho potuto sentito dire, che si sono contagiati è perché magari o in burnout o magari sottoposti a troppo stress per troppe ore lavorative, magari... Si toglie la mascherina, eh, non fa caso alle cose che tocca e poi si tocca comunque le prime vie di, di contagio e, e da lì parte tutto. Ovviamente ci stanno gli asintomatici o il medico, l'infermiere, l'operatore sanitario va a casa, contagia, sta a contatto con i parenti, magari fa cose che non dovrebbe fare e così si sparge la contaminazione. Hai menzionato per l'appunto la problematica di medici e di infermieri che sono stati appunto infettati dal virus. Tu, in quanto infermiere, ti senti tutelato dai dispositivi di protezione mh, personale che vengono forniti dall'ospedale. Sì, sì, ti... sì, sì, siamo sempre stati. Ah, vabbè, ti parlo del mio contesto. Abbiamo sempre avuto dispositivi di, di protezione individuale di ogni tipo. Non sono mai venuti a mancare. cioè eh, Noi ci siamo prefissati. Ti parlo di io e i miei colleghi che senza dispositivi non potevamo, non, non pensavamo nemmeno di andare. Un primo approccio con un covid uh, confermato positivo, <clears throat> no, con un ma anche con un sospetto, partendo dal sospetto al caso accertato, era impossibile che uscissimo senza dispositivi. Invece, per quanto riguarda tamponi e test sierologici, come sono mutate le modalità di somministrazione di tali test dal principio ad oggi. All'inizio diciamo che uh, probabilmente uh, le, cioè, i tamponi venivano fatti, i tamponi molecolari, ti parlo, non i sierologici, <coughs> venivano fatti molto meglio perché Uh, nel lockdown comunque la popolazione non aveva modo di magari del caso del sospetto di andare in giro e a contagiare altre persone uh, era gestita molto meglio di adesso perché il lockdown avrebbe dato la possibilità magari in, con qualche mese in più di tracciare completamente l'intera popolazione e quindi eh, di non arrivare a questo punto. <coughs> scuole aperte, scuole chiuse, apriamo, mettiamo zone gialle, mettiamo i colori. Cioè, si doveva fare tutto all'inizio perché eh, all'inizio la, la situazione è stata presa benissimo, si facevano tantissimi tamponi al giorno, tantissimi e magari procedendo con qualche altro mese in più, con le zone rosse, totale, senza nessuno spostamento. Che, Probabilmente tutti avremmo potuto resistere, tranquillamente. Ora non saremo in questo caso. I serologici eh, non erano tanto affidabili, ma nemmeno adesso sono affidabili. Purtroppo il serologico ti dà il primo approccio: nel senso che se esci positivo da un serologico, probabilmente sei positivo, però devi comunque farti il molecolare. Perché il serologico attesta gli anticorpi, il molecolare e vede il virus. Nel caso in cui è negativo, non è tanto attendibile, quindi si è sempre propensi all'esame molecolare piuttosto che il serologico. Infatti, all'inizio era, era testato più così. Ora le manovre regionali sono cambiate, non so perché, però. Uh, si è passati da sirologici a molecolari così senza motivi. Noi non abbiamo ordine in capitolo, non decidiamo niente, facciamo quello che ci viene ordinato dai protocolli, dobbiamo seguire i protocolli, anche se qualcosa magari andrebbe cambiato. C'è un episodio di questo periodo che mh, credi di non poter dimenticare? Ci sono vari episodi. Ehm, Parlo di un episodio che potrebbe essere visto in un modo negativo, però, eh, cioè, o perché io sono una persona tranquilla. Probabilmente mi trovavo a casa di una persona a fargli il tampone. Stavamo io e una mia collega, eravamo completamente eh, imbragati con il DP. E entriamo e questa persona dice. Uh, ah, dovevamo fare il tampone alla, alla moglie, c'erano due vecchietti, la moglie e il marito. Io faccio il tampone alla moglie e il marito dice: Come mai non siete venuti anche per me? Che sono io il positivo. <ride> e visto che eh, le comunicazioni tra le varie sedi in cui viene fatta la richiesta di tampone, la sede in cui viene vidimata, e la sede in cui viene poi ristampata la richiesta per fare il tampone non erano così immediate, ci potevano essere e ci sono ancora degli errori magari di trasmissione di comunicazione, questa persona non era stata messa in, diciamo, in archivio per fare, per fare la richiesta. E questo, questo vecchietto fa «No, no, tu non te ne vai da qui fin quando non mi fai il tampone». <clears throat> E io gli risposi, ma senza una, una tracciabilità, una carta che attesta che, che magari che le faccia il tampone, no? anche se arriva in laboratorio, quel tampone verrà poi buttato. Per fargli capire questo, c'è voluto un'ora, mi stava sequestrando, mi ha detto, tu da qua, da qua non ti muovi fin quando non mi fai il tampone. E ho detto, ma chiama i carabinieri? E beh, i carabinieri, magari me li faranno andare prima. <ride> No, è, è stata simpatica come situazione perché comunque non mi sono mai sentito minacciato. Potevo capire benissimo. Stava da un mese a aspettare questo, questo paziente. Stava da un mese. Abbiamo cercato di fargli capire un po' e ci siamo messi a disposizione nei giorni successivi. Perché comunque noi eh, facciamo anche da tramite delle istituzioni. Se ci sono dei, dei vuoti, delle falle, sistema tu, segni comunichi e cerchi di risolvere non, non scavalcando delle liste di attesa ma magari riprendendo delle cose che sono state perse e magari smarrite perché l'errore ci può sempre essere fare 2000 3000 4000 tamponi al giorno può scappare qualcosa a livello informatico non è mai perfetto Partendo dalla consapevolezza di chi come te svolge appunto questo mestiere, che tipo di assistenza si offre ai ricoverati per COVID-19? Ma soprattutto, quanto è importante per i medici avervi al loro fianco? È un'assistenza particolare, come già ho spiegato all'inizio, perché stare eh, sempre con il DPI non garantisce la completa lucidità nei confronti, nei confronti di chi assiste anche se comunque ci sono vari reparti eh, ci sono i reparti normali covid in cui vengono assistiti i pazienti che magari non stanno a rischio però sono comunque positivi le subintensive che non sono intubati e poi le intensive l'assistenza è sempre la stessa non cambia mai e eh, è un'assistenza continuativa, non si, non si toglie mai d'occhio diciamo, ai parametri vitali dei pazienti. Purtroppo sono, sono infezioni che sono nuove e non ti danno modo di reagire secondo delle linee guida e dei protocolli specifici, non sai mai come prenderle. Infatti mi sono, mi sono trovato eh, molto spesso in condizioni in cui il paziente eh, non aveva nessuna patologia e con una polmonite da covid purtroppo non è riuscito a sopravvivere. Cioè sono situazioni inspiegabili in, in che magari patologie rarissime non portano in queste condizioni qui. È un'assistenza ancora da... Da, comunque da implementare, da valutare, da, da migliorare, perché è ancora nuova. Non, non si, secondo me del Covid non si conosce ancora nulla. È un virus particolare, prende ad ogni persona in un modo diverso. Cioè, L'azione la, infettiva è troppo difficile da spiegare. Cioè perché c'è l'anziano che magari risponde molto meglio, l'anziano con patologie risponde molto meglio di una persona in un cinquantenne sano. L'approccio deve essere sempre lo stesso e se non è lo stesso eh, porta a sottovalutare delle situazioni che peggiorano le cose. Per i medici averci a fianco è... Vabbè, ormai io mi sono sempre trovato bene in questo, in questo ambito, o perché sono a contatto con giovani medici, ma anche con quelli più anziani. Eh, I medici ci vedono sempre come la, la spalla destra, sempre, in ogni caso, in ogni situazione, solo che il problema non sono loro che devono vederci come, come pilastro fondamentale, ma sono le istituzioni che... Ormai ci siamo numeri per le istituzioni, sottopagati, senza, diciamo, senza meritocrazia, eh, sfruttati, non voglio dire sfruttati, ma più o meno il termine è quello. Eh. Perché noi facciamo molto spesso, ci ritroviamo a fare le stesse identiche cose che fanno i medici, eh, i stessi rischi che hanno i medici, eh, anzi molto spesso siamo molto più a rischio dei medici perché siamo in prima linea e questo non ci viene riconosciuto purtroppo perché a tuo parere in tanti anni di lavoro la professione infermieristica non è riuscita a conquistare la dignità che merita proprio nell'ambito dell'assistenza sanitaria cerchiamo di essere riconosciuti all'interno del, del come dire, dell'istituzione della sanità perché comunque il contributo che dà l'infermiere è sempre eh, un pilastro fondamentale della sanità perché ci deve essere eh, la, la differenza tra chi cura e chi si prende cura delle persone. E molto spesso chi cura è sempre messo in un, in un gradino. In, in su rispetto a chi si prende cura delle persone. Prendersi cura delle persone non significa solo stare vicino e magari fare la classica terapia che tutti quanti pensano che faccia l'infermiere, cioè l'iter dell'infermiere è eh, il primo approccio dall'inizio appena entra in reparto o ovunque sia finché il paziente non va via dall'ospedale. Tutto quello che farà è quello affidato all'infermiere. Tutto il resto al di fuori di questo, ovvero la terapia è affidata al medico. E questo non è eh, dobbiamo dire se eticamente, se è giusto o sbagliato, se perché non ci viene riconosciuto. Non lo so, perché forse, forse una risposta ci sarebbe anche perché eh, gli infermieri non sono tutti, diciamo, coalizzati tra di loro. Molto spesso ci ritroviamo a essere in disaccordo sulle scelte che facciamo tra di noi. Quindi figuriamoci se dovremmo metterci d'accordo per rinnovare la nostra professione. Le persone hanno paura di perdere. Purtroppo eh, per, per, avere, per avere dei diritti, devi, perdere, devi rischiare. Molti non vogliono rischiare, soprattutto. Eh, tu mi hai parlato del burnout all'inizio. Il burnout ti porta appunto a dire no, tu vuoi una cosa, veditela da, veditela da solo. Invece, nell'ambito medico è un po' diverso. Lì sono tutti all'unanime, tutti d'accordo, come dovrebbe essere per una professione. <coughs> Mentre noi siamo tutti in disaccordo, tutti. <ride> quasi tutti. Per me si fa così, per. E tu fai come preferisci farlo tu. È bene che è una professione professionale, ognuno gestisce di farla sempre seguendo le proprie linee guida, i propri protocolli, però magari mettendoci anche del tuo dentro. E quel del tuo può dare fastidio a molte persone. Quando invece torni a casa la sera, seppur stanco, riesci a riposare? A volte sì, a volte no. Dipende dalla giornata, dallo stress della giornata dipende da, da quello che vedi durante la giornata. <ride> Tutto quello che accumuli alla fine sempre te lo porti un po' a casa. Quindi se la giornata è andata più, è più leggera, riesci a riposarti di più di altre giornate molto stressanti. Detto soprattutto, noi adesso stiamo sempre in giro, sempre, sempre in auto, sempre nei vari spostamenti. Comunque questo ti porta a stancarti molto di più rispetto a stare in un reparto statico. E la paura dell'emergenza ti stanca ancora di più, la paura che possa andare male qualcosa, perché comunque sono situazioni che devi gestire in 10-15 minuti. In cui capitassi 10-15 minuti, se non reagisci, il paziente può anche, può anche morire. Tra il personale sanitario si è stato scelto appunto per la campagna vaccinale. Come hai reagito alla notizia e soprattutto mh, si parla di effetti collaterali? Quali sono? Allora, effetti collaterali, parto dall'ultima perché effetti collaterali non ce ne sono stati, solo, solo miglioramenti. Eh, sono stato scelto con uh, un uh, semplice, da oggi in poi tu farai parte di... Così, da, dal fare i tamponi, assistenza domiciliare al team vaccini, così da un giorno all'altro e ci siamo spostati di distretto. E... Non so, la cosa che mi ha meravigliato è l'adattamento: cioè sono riuscita ad adattarmi tranquillamente dal fare una mansione all'altra, nonostante in cui sono partito da un'organizzazione da un fondata già in un'altra organizzazione che si partiva da zero, perché era una tendostruttura comunque eh, vuota, adibita a terapia intensiva, perché inizialmente era adibita a terapia intensiva anche se non è mai stata utilizzata, quindi abbiamo dovuto creare dal nulla quello che doveva essere poi il luogo in cui si vaccinavano le persone. È stata una bella sfida, devo dire la verità. Vorrei fare però un altro passo indietro e tornare ai tuoi sordi da infermiere. Ricordi il tuo primo giorno di lavoro eh, e soprattutto c'è un episodio che hai nel cuore. Tu mi hai chiesto il primo episodio da infermiere, però io potrei risponderti in un altro modo, anche se non ero un vero e proprio infermiere. Al mio primo giorno di tirocinio, eh, è una cosa che cioè, non riesco a dimenticare. Il primo giorno in reparto di medicina generale, il mio primo approccio che è stato con uh, somministrare una terapia per endovina, io che non avevo mai visto un ago. E che mi trovavo ad approcciarmi con il mio primo paziente. Insomma, è da quel momento che mi sono sentito infermiere, perché eh, comunque partivo da una realtà in cui io volevo fare, eh, volevo mettermi in gioco, però buttarti da un momento all'altro dal, dal pensare di fare una cosa a farla. Eh, è stato fantastico, bellissimo. Un'altra occasione così l'ho avuta andando in sala operatoria, in cui eh, mi sono trovato a contatto con dei colleghi molto simpatici. Il mio primo giorno di sala operatoria, eh, mi guarda il collega e dice, tu oggi che vuoi fare? Vuoi lavorare o non vuoi lavorare? Io sto qua per lavorare. Ok, allora vai. E guarda, io che non avevo mai visto nulla di del genere, mi sono trovato dall'avere paura degli aghi a stare in un contesto di sala operatoria, perché all'inizio comunque eh, eh, sono agofo ero agofobico, ora non lo sono più, avevo paura del sangue, ora non ho più paura del sangue, perché eh, mi sono messo in gioco. E penso che voglio considerare quelli come... Come giorni da, diciamo, come primi giorni da infermiere, perché poi la mia formazione, che ho avuto universitaria, è stata comunque preponderante nel, nella carriera. Ho fatto tante cose ed è questo che ci dà la possibilità di, di, andare sub, di ingranare subito la marcia non appena ci ritroviamo a, con, a contatto con il mondo del lavoro, il tirocinio e lo studio in contemporanea. Da, da, da questo punto di vista insomma non hai avuto difficoltà, cioè sei riuscito tranquillamente. Sì, fare... sì, ero già, già formato e tutto. Già sì, sì, non avevo alcuna... No, perché tu hai già una forma mentale che ti porta a cercare quello che ti serve per fare quel, quel genere di, di formazione di lavoro. Ho un'ultima domanda da porti, piuttosto una curiosità. Credo che sia difficile non, pro non provare empatia in questo settore. Ti sei mai legato a qualcuno, a qualche paziente o a qualcuno che purtroppo non ce l'ha fatta? L'empatia ho sempre cercato di limitarla. Il dispiacere c'è, c'è sempre. Però sì, ti tocca, ti tocca tantissimo quando, quando sei a fianco delle persone e le vedi andare via, purtroppo. Non sono belle cose da vedere. E le, le cose che ti toccano ancora di più è vedere i familiari che stanno male e che tu non puoi fare nulla per aiutarli, purtroppo. Come possiamo dire? La morte fa parte della vita. Dobbiamo cercare di, di interpretare nel modo migliore per, per non portarci tutto a casa, perché se io mi portassi ogni dolore a casa, eh, non sarebbe, già adesso non è una bella vita, insomma, diciamo. però il rispetto c'è sempre se, per le persone che purtroppo vanno via. Grazie Benedetto per aver risposto ad Grazie ogni quesito e ringrazio tutti voi per aver seguito quest'ulteriore eh, intervista legata appunto al mondo sanitario. Uh, sicuramente la problematica uh, del personale sanitario e dunque la problematica del, uh, della campagna vaccini è una problematica che sta interessando il nos la nostra regione soprattutto in questo periodo, anche a causa, come ho detto in principio, dell'aumento esponenziale dei contagi. Sicuramente l'esperienza raccontata dalla viva voce di un testimone della pandemia può aiutare per certi versi anche a rispondere ad alcuni quesiti legati all'empatia e a problematiche interne del settore sanitario. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento, come sempre, alla prossima settimana. Arrivederci.